is just testing to see if Argentina are going to try and play offside. Goes in well. Johnny Rep. È il 25 giugno 1978, Stadio Monumental, Buenos Aires. Argentina-Olanda, finale dei mondiali di calcio. In tribuna d'onore dominano sovrani il dittatore argentino Jorge Videla e tutti i membri della giunta militare al potere dalla notte del 24 marzo 1976. Accanto a loro, quasi nascosto dai riflettori dello stadio, c'è un signore italiano ancora sconosciuto, Elicio Gelli, il venerabile della loggia massonica P2. La gara è fin da subito caratterizzata dall'estremo agonismo, dal gioco frammentario e a tratti violento, dall'acceso tifo del pubblico argentino che prima della gara lancia migliaia di papelitos, i coriandoli bianchi che cospargono i bordi del campo e in parte anche l'area delle porte. L'arbitro è l'italiano Sergio Gonella. Il tempo regolamentare finisce 1-1 e i supplementari sono forse peggiori dei primi 90 minuti. Gli olandesi, rimaneggiati per l'assenza del loro miglior calciatore Johan Cruyff, contestano l'atteggiamento permissivo di Gonella nei confronti del gioco duro e delle provocazioni degli argentini. La decisiva doppietta di Mario Kempes sancisce l'affermazione dell'Argentina. Al termine della partita gli olandesi non partecipano alla cerimonia di premiazione in segno di protesta. La prestigiosa coppa passa dalle mani di Passarella a quelle insanguinate del generale Videla. E la festa esplode in tutto il paese. A soli 300 metri dallo stadio, in Avenida del Libertador 8151, anche gli aguzzini dell'Escuela de Meccanica dell'Armada, l'ESMA, uno dei centri di tortura del regime, esultano e abbracciano le loro vittime agonizzanti. Per una sera almeno dai cieli dell'Argentina cadono solo coriandoli festoni e non corpi di donne e uomini lanciati dagli aerei verso le acque nere dell'oceano. Il giorno dopo riprenderanno puntuali i voli della morte e tutto tornerà normale nella normalità dell'Argentina degli orrori.